Dovremmo esserci, bella ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi, come potete vedere, siamo su Fortnite. Sì, ragazzi, ho portato finalmente anche questo gioco qui. Partirei subito con una partitella singola. Come potete vedere, io sono uno che gioca abbastanza, livello 116, quindi un livello discreto. Ho Deadpool. Ho fatto parecchie missioni e andremo in questo primo video a fare un paio di partitelle, proprio giusto giusto così per ambientarci leggermente. Quel video non lo so, magari potrebbe venire fuori di 15, 10 minuti anche, adesso dipende quanto vanno le partite, perché io ho intenzione di fare, magari proverei a fare come Ciccio Gamer, se mi venisse bene una partita video. Fatta però bene con delle buone kill e tutto, se va male ne facciamo magari anche due o tre, ma comunque i video massimo massimo li voglio far durare non più di 20 minuti, perché sennò poi non è facilissimo pubblicarli e tutto, perché con la mia connessione, come vi ho già detto, non si possono fare grandi cose, perciò già sarà difficile pubblicare questo video il più presto possibile, però noi ci proviamo. Allora, intanto cambierei tonalità della TV subito, mettendo magari uno sport ma uno spento, magari il gioco. Ok, così dove andiamo? Io partirei con una abbastanza calma e tranquilla, magari ce la facciamo a parco. Quindi calmo e tranquillo è un'altra cosa. Ma va bene, noi ci proviamo comunque andando a Parco Pacifico. Spero si senta il volume, e poi dovreste sentire il volume del gioco, e spero si senta anche bene la mia voce. Sperando che non laghi troppo il gioco. Io sto usando molto la skin di Deadpool perché mi porta fortuna, sto facendo delle buone partite con questa skin. Perciò vediamo un pochino a parco se troviamo qualcosa di interessante, qualche magari subito buona arma. Intanto vediamo il ping. Io atterrerei nella mia solita casetta qui, che era quella dove atterro sempre. Ecco, iniziano già i primi segni di lag. Speriamo che non dia troppo fastidio nel video, perché avere un video tutto a scatti non è quello che mi piace. A me, per fortuna, ho già trovato un bel pompa. Io materiali vi dico già che non li uso perché io non so costruire, quindi io vi do proprio il materiale che mi dà direttamente il gioco, così a caso, che mi serve, cioè che devo per forza pigliare rompendo le cose. Per il resto io non ne prenderò. Intanto ecco che il lag si fa sentire, perciò aspettate, magari mi metto un attimino in questo bagno. Giusto un paio di secondi che faccio una piccola operazione qui sul telefono togliendo il wifi, così facendo dovrebbe dare meno fastidio al gioco, e infatti dovrebbe essersi appiattuta la barra del lag. E beviamoci sti due scendini. Allora, pistola e fucile a pompa, è un loot abbastanza scarso, infatti mi piglierei anche questo già che ci sono, anche se è bianco. Intanto comunque se troviamo un nemico, ma così subito. Ok, mi sono preso tipo un colpo, mi sono zittito subito così. Tanto tre medikit. Ok, questo qui è arrivato così a caso, mi dispiace per lui che è stato ucciso malissimo subito, però questa qui è la legge di Fortnite, no? Pistola o mitraglietta? Beh, con la pistola io faccio delle buone uccisioni, perciò vi dico che mi tengo la pistola. C4 le prendiamo perché tanto ce le ho. Colpi del fucile a pompa, un paio in più non mi dispiacerebbero. Ora ricarichiamo e andiamo nella casetta a fianco, anche se credo che sia già stata lootata da quel miauscolo che ho ucciso. La safe è abbastanza vicina, quindi da dove? Da dove sono andati questi spari? Da davanti o da dietro? Ehi! Ah, da lì.
e mi uccide. Così, come cavolo fa a riuscire a uccidermi col pompa. Che schifo di partita, vabbè. Proviamoci per un'altra. Io ve l'ho detto, non sono bravo. Dipende che parte. Vabbè, mi trovo sto qui che ammazza tutti, ok. Allora ci sta. Non sono bravo, poi non sono allenato. Perché ho smesso davvero di giocare per un po' di tempo per lasciarmi un attimo di relax e pensare un po' di più magari alla scuola e a me. Perciò ho smesso di giocare e fare video oltre a quell'altro gioco di Vanessa dei Campioni e agli altri giochi che adesso vi sto portando nuovi. Anche a questi giochi qui ho smesso di giocare. Perciò non sono più allenato e devo un pochino rifarmi. Intanto davanti io ho il video di Marvel Sfida dei Campioni che si sta preparando, cioè sta renderizzando, e poi lo metto a pubblicare subito. Al 79% va abbastanza veloce perché non dura neanche tanto, dura diciamo 26 minuti, quindi è ancora un tempo accettabile rispetto ad altri video che ho fatto di mezz'ora o 40 minuti. E infatti è quello lì che io vorrei cercare di fare video di questo gioco, in particolare Marvel Sfida dei Campioni, che è un gioco che richiede tempo per fare il video, di massimo mezz'ora, non di più. E se escono video di più di mezz'ora li dividiamo, li divido. Questo taglio mi piace. Sapete che c'è, io vado nel mio posto, questa qui me la gioco più safe, perché quella lì l'ho giocata abbastanza subito, boom, abbastanza pericoloso. Io vado qui, che è il mio posticino preferito. In questo edificio qui ci sono quattro casse normali più una di quelle casse degli scagnozzi fortissime dove trovi delle ottime armi, e non ci sono scagnozzi, non ci va mai nessuno perché nessuno tipo sa che esiste, cioè lo sanno tutti, però ci va nessuno perché non so perché, però c'è pieno di armi, quindi io mi faccio sempre degli ottimi loot lì e quindi ci vado. Ci sono soltanto due torrette a difendere, due torrette sentinelle, però per il resto basta che non ci vai davanti e non ti sparano. Infatti se guardate vedete non c'è nessuno che viene qui. Vabbè, peggio per loro, più loot per noi. Subito ci prendiamo anche le granate, tanto all'inizio così ci puoi prendere tutto. Vediamo un po' se magari questa volta ho fortuna, mi trovo qualche arma buona. Facciamo così, impugniamo il fucile a pompa, questo è legno. Apriamo qui, shieldone, la pistola la lasciamo stare. Vediamo se troviamo magari prima gli shieldini, tanto nuovo livello. C'è qualcuno. Non è riuscito a prendermi, mi spiace per questo. È proprio lì dentro, me lo sono trovato. Questa cassa lì devo prima intanto carichiamo qui questo fucile. Devo prima travestirmi perché sennò cado lì sotto, e quello che succede se cado lì sotto non è una bella cosa, diciamo. Intanto questi dei colpi qui me li prenderei, e vi giuro che questo qui l'ho trovato stavolta. Io non trovo mai nessuno qui, non c'è mai nessuno. Perciò intanto guardate che bel fucile a pompa che abbiamo trovato, lo SPAS, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiamano, non li so, non so come la chiamano la gente i nomi di queste armi. Tanto qui ci apriamo la cassa, questo qui assolutamente, lo SCAR silenziato viola possibilmente, e vabbè, ok, io vorrei aprire questo, ok. Ci facciamo gli shieldoni, dato che quello lì non è neanche riuscito a farmi del danno. La safe intanto si chiude giusto giusto su di noi. E come armi sto messo, beh, sono buone queste armi qui, però il proiettile, le munizioni per il pompa soprattutto, un paio in più devo dire che non mi farebbero schifo. Infatti speriamo di trovarne anche un paio qui. No, va bene, 18. Oh, cassetta delle munizioni qua, con anche shieldone, molto volentieri. Intanto la galleria un pochino, non ce lo facciamo andare bene. E sapete che c'è? Andiamo pure nella casetta di legno che c'è qua sopra, che c'è un'altra cassa.
Questa partita già mi piace di più perché siamo già nei primi 50 tranquillamente. Ho già fatto una kill, io non sono uno di quelli che fa 20 kill a partita, non mi chiamo Ciccio Gamer o Ninja. Io sono uno di quelli che se la partita gli va bene fa 5-6 kill. L'unico dove riesco a fare un po' più kill sono ovviamente le viste a squadra, dove lì a volte mi esco fuori anche con una ventina di kill. Ma lì è diverso, è più facile. La pistola... posso usare C4, sì. Usciamo da qui e dato che siamo in zona e qua sopra c'è un'altra cassa, io vado a prenderla. Purtroppo io sento bassi i suoni del gioco, perché ho paura che se li alzo troppo voi sentite un botto quelli e non sentite la mia voce. Vedrò dal risultato di questo video come si sente l'audio del gioco e al massimo le prossime volte alzerò il volume per fare in modo che anch'io riesca a sentire il gioco, perché lo sento veramente basso, se no. Mettiamo assolutamente in mano il pompa, apriamo e chiudiamo sempre, così sentiamo se arrivano dei nemici. Prendiamo i materiali. Qui c'è una cassa. No, la pistola, cavolo, la vuole quella. Voleva aprire la cassa. Lascio le granate, perché tanto io non le uso, quindi lasciamo le granate e prendiamo assolutamente quello lì. Poi qui altri colpi del pompa. Saliamo su, che qui a fianco c'è la cassa. Ok. Questi non mi interessano, paracadute. Qui prendiamo i colpi. Ehi. Il lag di sto gioco, cioè, perché io non ho una connessione per niente buona. Dove andiamo? Andiamo di là a prendere l'airdrop però lontano, oppure pigliamo l'altro di airdrop e andiamo... Beh, lago assolutamente è rischioso, però proviamo ad avvicinarci, vediamo che cosa succede. Se c'è tanto casino, perché lago è abbastanza visitato, diciamo, perciò essendo anche adesso in zona potrebbe essere facilmente popolato da altre persone. Intanto andiamo un pochino di qua. Un po'. Chissà che magari in qualche video riesco anche a vincere una partita, dato che io non sono di quelli che, soprattutto le singolo, non ne vinco mai una, ne avrò vinte da quando gioco a Fortnite. Io gioco dalla Season 2 della prima del capitolo 1, quindi gioco praticamente dall'inizio, perché un mio amico me l'ha proposto, mi ha detto: oh, guarda che questo gioco è gratis, è bello, e all'inizio manco lo volevo vedere. Poi alla fine ci ho giocato, un po' piaciuto, un po' meno, però alla fine a volte capisco anche di riuscire a fare qualcosetta e mi piace, quindi ho detto perché no farci qualche video sopra. Perciò vi porto appunto qualche video su questo gioco, dove vi faccio vedere le mie... Ecco, se magari non ti vai a bloccare sugli alberi, dove vi faccio vedere le mie doti da giocatore veterano, ma non professionista, di Fortnite. Qui assolutamente mettiamo questo bel fucilozzo, munizioni, che non fanno mai male. C'è una bella cassa, me la prendo. Se non sbaglio ci dovrebbe essere una cassa anche qua sopra. Giusto. Sempre attenzione al... che ci potrebbero essere altri giocatori. E non vorrei mai incappare in un giocatore ora che non sento i suoni. Soprattutto se mi arrivasse a fianco, perché non sarebbe una bella cosa, no? Andrei proprio a bordo, al bordo della safe.
per vedere se troviamo qualcuno che arriva. Vediamo un po' se qui dal ponte che collega. Era un colpo? Sì, oh! Aia! Vorrei capire da dove, se da davanti una... Ah, ma questo è tipo stupido? Oh, 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 oh! Facciamoci il medikit subito. Dai, 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 dai. Lancia missili, jump, piglia questo. O io piglio l'elicottero e me ne vado. Mi sono preso il telefono. Ora andiamo in un posticino tranquillo. In safe, in safe assolutamente. Ci mettiamo là su una montagna. Assolutamente. Ci facciamo lo scildone così recuperiamo tutto. Intanto questa partita sta andando molto bene. Ho ucciso quello stupido. Voleva combattere l'altro, ma alla fine e sono riuscito a ucciderlo per poco, perché comunque abbiamo rischiato di morire. Andrea ci manca la montagna lì. È bella alta e mi sembra tranquilla. Siamo in 20 ancora. Speriamo che non ci sia nessuno qua sopra. Così magari mi metto un attimo più tranquilla e riesco a farmi addirittura lo scivolo. Basta che l'elicottero non mi vada giù perché mi serve per poi spostarmi. No, tu però è vero che resti fermo qui. Non è che te ne vai giù di sotto, eh. Allora. Visto le mie doti da costruttore. Cioè ci metto un sacco per fare queste costruzioni basiche, schifose. Io mi metto qua su e me ne sto tranquillo, tanto questo qui è il punto più alto della mappa, quindi non credo che... vabbè. Quello là è più alto però è fuori zona, giusto? Sì. Io mi metto qui, avessi un cecchino sarebbe il top questo posto, però non ho il cecchino, intanto l'elicottero scende pian piano. E me la campererei un attimino qua, sapete che vi dico. Me la campero un attimino qui, magari aspetto che ci siano 15 persone. E poi andiamo. Intanto lì sta accadendo l'airdrop. Vediamo un po' i miei edit, che belli che sono. Guardate che mostro che sono a fare ste scale per poter scendere. Allora qui l'elicottero, però se lo lascio scendere mi va troppo giù, perciò prendiamolo e andiamo direttamente qui. Allora scendiamo qui, speriamo che ci sia qualche... Questo mi sembra un posticino niente male per starsene un po' tranquilli. Però mi lagga. Ok, un medikit in più che non fa mai male. Ci prendiamo anche le bende che sono veloci. Un po' di munizioni. L'elicottero, ecco qui i colpi del razzo. L'elicottero sempre vicino perché... non si sa mai che si dovesse magari fare una fuga così veloce veloce. Infatti lo userò probabilmente per andare in safe, anche se è lì davanti. Magari un bel cecchino? No, peccato. Oh, sapete che vi dico? Questa qui si potrebbe tranquillamente perdere. Non dico quell'altra parola perché sennò se la dico
poi non succede mai, quindi si perderà sicuramente in questa partita, ma va bene, ci sta, non si può pretendere di vincere subito così al primo video, alla seconda partita del primo video, quindi non chiediamo troppo al gioco, o agli avversari. Dato che mancano ancora 20 secondi, io aspetto qui. Mi giro un pochino questa zona. Aspetto sti 20 secondi. Rompo queste. No! Ah, ok. Le munizioni però me le dà comunque. Ok, direi che si può andare in zona. 123 colpi del fucile a pompa. Di colpi sicuramente sto messo bene, a parte per il lanciamissili in cui sarebbero stati meglio un po' più colpi. Ma ci accontentiamo di questo loro. Dobbiamo restare molto bassi, perché vorrei evitare di farmi sentire da... E soprattutto vorrei live. Purtroppo queste due cavoli di montagnette sono fuori dalla zona. Se no erano utilizzabili da casa. Oh, lì c'è qualcuno, eh? Sì, c'è qualcuno qui. Bomba. Cecchino, assolutamente. Buona. Mi è piaciuta. La safe. Non so questo qui a cosa stesse sparando. Davvero? Da quanto sono... Daia! Porco... No, mi ammazzo. Mi distrugge. Se riuscissi a farmi il medikit sarebbe il top. Siamo in tre. O lanciamissili. Cavolo, 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 sottesissimo. Porca miseria. L'ho anche visto arrivare il colpo. Peccato. Terzo va bene, dai. Mi piace. Direi che come primo video è stato fantastico, perché non mi sarei mai aspettato di arrivare in questo risultato così al primo video. Ed essere già arrivati in top 3 al primo video, devo dire che è un risultato che io apprezzo molto. Perciò arriviamo alla lobby e vi saluto, perché il video comunque è durato più di 20 minuti già, e perciò non voglio farlo durare troppo. Questa partita mi è piaciuta veramente veramente tanto, cavolo, perché io non sono uno che arriva spesso, come vi ho già detto, tra i primi tre. Perciò esserci arrivato così mi ha fatto veramente veramente sbalordire, cioè sono rimasto veramente sbalordito e felice di questa cosa. Se si sbrigasse a caricare la lobby, io vi potrei salutare in modo adeguato. Allora, ok, quindi per questo primo video di Fortnite è tutto. A me non resta che dirvi ciao ragazzi.